Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La segretaria del PD. Poi arriva Rubini. Quando ha parlato prima della nomina del commissario per l'emergenza, non è una questione politica, però non è che il governo centrodestra per la tragedia di Ischia e di Casamicciola ha nominato Legnini, che è stato anche deputato del PD. E allora che questione? Quindi si sta facendo una votazione sul nome migliore, preso atto che però in questo caso perché vanno stabiliti. Sì. Va stabilito, normalmente quando si parla di commissariamenti si parla di gestione di emergenza e di ricostruzione. La testimonianza che nella tragedia di Casamicciola il governo di centrodestra abbia nominato Legnini per la sua esperienza, per il fatto che già fosse lì come commissario per la ricostruzione del dopoterremoto, c'è stata l'alluvione ed è stato, e io ho presentato una serie di iniziative perché a Legnini passasse, come posso dire, l'intera gestione del problema di Ischia, è la prova provata che non è una questione di bandiere politiche, si sta facendo una valutazione più a tutto tondo. Venendo al discorso della legge elettorale, due cose me le faccia dire però. Perché si parla della divisione del PD, devo dire che anche la Lega in questo è molto divisa, perché l'appello per chiedere alla Presidente del Consiglio che venga nominato Bonaccini l'hanno fatto i governatori della Lega, non è che, quindi anche su questo non si tratta di e il sindaco di Forlì, che peraltro mi risulta essere vostro, solo per inciso. Le parole hanno un peso, io non parlerei di divisione. A volte ci possono essere, viva Dio, esistono una pluralità di vedute per raggiungere lo stesso obiettivo. Perché siamo contro il pensiero unico. Questo, all'interno di un partito però che ci sono. Però poi per arrivare allo stesso quindi obiettivo. Ragazzi, mangia il pensiero. Sarete anche unici, ma mangia il pensiero. Questo è il dato drammatico di tutto. Un pensiero sull'Italia, sulla famiglia, sulle imprese. Io penso che questo governo. Rubini, vado da Rubini che ho visto con le mani nei pochi capelli prima. No, ridevo perché effettivamente poi fare analisi politiche dopo le battute fulminanti di Cirino Pomicino è sempre difficile, perché con due parole risolve il problema.